Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Amici è ormai giunto quasi a metà del serale ed i colpi di scena continuano ad arrivare. Di recente il web ha notato un particolare su uno dei protagonisti. Ecco quale punto Amici è entrato ormai nel vivo ed ogni puntata è ricca di sorprese. Nell'ultima, abbiamo visto due cantanti lasciare il talent definitivamente. E poi abbiamo visto anche in particolare un'esibizione che potrebbe aver causato un infortunio ai danni di una delle protagoniste. Ecco cos'è accaduto. Amici, uno dei protagonisti potrebbe essersi fatto male durante la puntata. La puntata di Amici di sabato ha avuto risvolti inaspettati. Abbiamo visto prima l'eliminazione di Aisha, una delle allieve di Lorella Cuccarini, finita al ballottaggio con Alex e Sissi. La professoressa di canto è apparsa molto commossa nel vedere i suoi tre ragazzi insieme al ballottaggio, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime e da alzarsi per abbracciare Aisha dopo l'eliminazione. Successivamente abbiamo visto la sfida tra Nunzio, che continua ad essere il re dei tutorial, e Critical. Ad avere la meglio è stato il primo, che ha vinto l'ennesima sfida finale. Il giovane ballerino era finito al ballottaggio finale anche durante la scorsa puntata contro Leonardo, altro ballerino di Latino, su cui ha avuto la meglio. Tra una sfida e l'altra, però, ce n'è stata un'altra, che potrebbe aver causato un infortunio ai danni di una delle protagoniste di Amici. Ecco di chi si tratta. Ecco chi è la persona in questione. Nella puntata di sabato di Amici, abbiamo assistito all'ennesima gara tra Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, definiti ormai Cuccatodo, e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che Nunzio, ballerino allievo di Todaro, ha definito la coppia che scoppia. Le due coppie di professori ormai sono degli habitué delle sfide, dato che ormai ogni settimana li vediamo gareggiare tra di loro a suon di musica. Questa volta Lorella e Raimondo si sono calati nei panni dei Blues Brothers, ricevendo alla fine una standing ovation da parte del pubblico, ma anche di Maria De Filippi, che ha elogiato la prima anche per aver ballato sui tacchi a spillo. I fan di Amici, però, hanno notato una cosa. Durante la presa finale, Todaro avrebbe lanciato la sua collega e tutti si sono preoccupati del fatto che si fosse fatta male. Tant'è che molti utenti hanno commentato sotto al video pubblicato su Instagram dalla pagina Il Mondo del Reality la seguente frase: "Ma si è fatta male". In effetti la coach di canto avrebbe impiegato diversi secondi a rialzarsi, ma alla fine non sembrava essersi fatta male. Il pubblico del talent, però, sui social si sta scatenando con i commenti. C'è chi sostiene che la presa fosse proprio così e che quindi fosse fatto tutto di proposito, chi invece sostiene che abbia preso una bella botta. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.